Ragazzi, ma questo è veramente il paese degli scilipoti, dei Giovanardi, dei Pannella. Voglio digiunare, voglio andare in Mongolia, voglio prendere tutti i fratelli e fare il divorzio. Che cosa dici? Questo è il paese di Minzolini, me lo fate vedere Minzolini? Questo è il paese di questo qua, ma uno come Minzolini, ma non te lo viene a vedere il direttore del TG1? È accusato di aver speso 65.000 euro con la carta di credito della RAI. Ha detto: mi accusano solo perché sono andato a pranzo. Che cazzo ti sei mangiato, Minzolini, con 65.000 euro? Un camion di tartufi? Ma ragazzi, ma questo è un paese. Ma scusa! Ma Sacconi non è da Italialand? Me lo fate vedere, ministro Sacconi? Non sembra un folletto. L'altra volta era a Ballarò. Ho detto: Sacconi, lei non ride mai. Era così. Mi faccia vedere i denti. Me li ha fatti vedere, sempre. Io ho detto, sai, ho detto, mi manderà a cagare, mi ha fatto vedere i denti. Ma no, la cosa bellissima è che Sacconi ha dichiarato che Berlusconi è coerente con la tradizione cristiana. Non ha torto, eh. Posso dire, la sensazione è che secondo me Berlusconi esagera un po' con la coerenza cristiana. Perché sai, in Galilea c'era una sola Maddalena, ad Arcore di Maddalene ne arrivano 10. Per cui, e tra l'altro, in entrambi i casi bisogna avere fede. No, ma no, pensavo ai valori cristiani, ma tu, Sacconi! Sacconi! Scusate, ragazzi, non mi diverto, ma pensa un po' a Sacconi, i valori cristiani. Sacconi, pensa un po' se Dio, invece che a Mosè, avesse dato le tavole dei comandamenti a Berlusconi. Grazie Dio. Grazie. Più che altro Dio, li prendo come dei consigli. Magari adesso ci lavoro un po' sopra. I valori cristiani, secondo me, li ho portati a 6 per i tempi televisivi. Ricordatevi che non avrai altro zio all'infuori di Mubarak. Non nominare il mio nome invano, soprattutto se parli al telefonino peruviano. Al limite, chiamami Cesare. E ricordati di organizzare le feste. Onora il padre e la madre, perché potrebbero sempre avere una figlia gnocca. Non dire falsa testimonianza, a quello ci pensa Mills, e non desiderare la donna da altri. Fatela. No, ma vabbè, è facile, è facile. No, è facile. Questo è il paese dove in un attimo si passa dalla tragedia alla farsela, no? È così. No, ma, no, ma sai cos'è? Diciamo, cioè, lui è la più grande attrazione di Italialand. Lui è la nostra mascotte, lo sappiamo. Sulla morte di Gheddafi ha detto, Buonaiuti gli ha passato un foglietto e lui, foglio di carta, c'era una scritta in latino con scritto Sic transit gloria mundi. Poi ha guardato Buonaiuti e ha detto, questa gloria mundi è nuova, eh? È per una fiction. È un uomo sorprendente, ragazzi. Sul decreto sviluppo ha detto: i soldi non ci sono, ci inventeremo qualcosa. Cazzo, a Wall Street hanno detto: oh, si inventano qualcosa, presto investiamo, ragazzi. Pensa come ci tranquillizza questo, che sicurezza dà questo governo. È come se tu andassi in aereo, ti alzassi al posto della cabina, andassi lì, non c'è il pilota, e invece il comandante vedi 20 macachi impazziti che tirano la croce. È la stessa cosa. Come ogni grande leader del mondo, c'è qualcuno che l'aiuta perché non può fare tutto da solo, no? Cesare discuteva con Cicerone, Vittorio Emanuele II si confidava con Cavour, Kennedy ascoltava Martin Luther King, Fidel consultava Che Guevara e Berlusconi telefona alla Vitola. La Vitola dirigeva l'Avanti come Pertini. Ed è latitante come Craxi. Pensa che socialista perfetto che è. Ora dovete sapere che a Stella è
è un paesino vicino a Savona, c'è la tomba di Pertini. Da qualche giorno al cimitero si sentono strane vibrazioni, no? Da come gli girano i coglioni a Pertini, sta costruendo la metropolitana che arriva fino a Genova. No, ma... Voi capite... Voi capite il destino del nostro paese a chi è affidato? A queste due persone qua. Uno è un megalomane che non si capisce come abbia fatto arrivare fino lì e l'altro è la vitola. Lo capite? Scusate, me la portate una toga, per favore? Ce l'avete una toga? Ecco, ho bisogno di una toga. Lei è la Roberta, perché mi porta la toga. Fate un applauso alla Roberta. Tu mi dirai perché la toga? Bene, perché dietro a ogni grande uomo ci sono decine di avvocati. Dietro Berlusconi ce n'è solo uno, Ghedini. Me lo fate vedere Ghedini? Possiamo vederlo? No, guardate che bello che è Ghedini. Allora, no, è bello, scusami. È un misto tra, come si chiama, Dario Argento e Lurch, di quelli della famiglia Adams. Allora che simpatico. No, sapete cosa mi fa venire in mente a me Ghedini? C'era Petrolini una volta, non so, forse quelli che... Malampanato, sono Ghedini, l'avvocato, sono un uomo tutto d'un pezzo, però faccio un po' ripreso, ho una specializzazione che si chiama prescrizione, sono un uomo assai efficiente al servizio del cliente, un cliente ricattato so perché ha troppo scopato, se il DM l'uomo unisce, sono il sol che lo capisce, sono la zecca garbugli, acquattato tra i cespugli, sono il re dei tribunali, un dottor per tutti i mali, se mi prende un po' la mano, chiedo aiuto alla Tafano, si mi tirano i capelli, io ricordo alla Cirielli, per qualsiasi accadimento so trovare l'impedimento, sono un uomo laureato, faccio anche deputato, sono l'esperto del fagone, sono un grande mascalzone, anche per l'antipatia so proporre una mitia, sono attivo a destra manca, sono re del parlabranca, ma tutto ciò che sono non ve lo posso.